Noi ancora oggi non sappiamo dire quale sarà l'impatto finale della pandemia, ma dobbiamo ricordare a noi stessi che la povertà minorile in Italia è quadruplicata nel corso degli ultimi 10 anni. Quello che vediamo sono i dati empirici, il fortissimo aumento delle richieste da parte delle famiglie anche di beni alimentari. L'impossibilità per molti genitori di acquistare libri scolastici quest'anno, genitori che contavano sulla mensa scolastica per assicurare ai propri bambini il pasto principale della giornata. La corretta dieta alimentare va legato a diversi fattori. Certamente c'è il fattore proprio educativo. Sarebbe fondamentale che nelle scuole si introducesse l'educazione alimentare sistemica, perché salute, ambiente e povertà sono tre facce della stessa medaglia. Nel Mezzogiorno il problema dell'obesità è anche legato alla povertà. Quando si ha una difficoltà di accesso al cibo in termini economici, è chiaro che la razione alimentare viene molto fatta di carboidrati, saziano, ma hanno poca qualità, pochi valori nutrizionali. La povertà educativa oggi chiaramente è maggiormente forte e avvertita a causa della chiusura delle scuole e molti bambini e ragazzi rischiano proprio in questo periodo di vivere non solo una caduta d'apprendimento, ma anche una caduta nella motivazione allo studio. Proviamo a ragionare lasciandoci guidare da quella formidabile bussola che è l'Agenda 2030. Investire sulla primissima infanzia significa interessare il Goal 4, istruzione di qualità, il Goal 5, parità di genere, il Goal 1, sconfiggere la povertà, e il Goal 10, ridurre le disuguaglianze. Se tu riesci a dare ai bambini l'opportunità di prepararsi per l'accesso alla scuola primaria, quindi fare dei percorsi educativi nel periodo 0-6, hai un formidabile antidoto contro le disuguaglianze, perché riduci la povertà educativa sul nascere, riduci la riproduzione delle disuguaglianze, però liberi anche il tempo femminile dagli obblighi di cura dei propri figli nel periodo 0-6. Questo significa offrire un buon assist al Goal 5, parità di genere, e in particolare al suo target 5.5, che indica come obiettivo la piena ed effettiva partecipazione delle donne alla vita economica, politica e sociale. Abbiamo definito nell'Atlante l'illusione della parità. Le bambine sono più brave a scuola rispetto ai loro coetanei, sono bocciate di meno, vanno avanti negli studi, si laureano di più, eppure tutto questo si infrange nel momento in cui cercano di entrare nel mondo del lavoro.